Seconda parte di Sette in Punto, abbiamo cambiato ospite, cambiamo anche argomento. Abbiamo qui con noi Luciano Gambaro, presidente del consorzio Promo Vetro, nonché gestore del del marchio Vetro di Murano. Vetro artistico di Murano. Vetro artistico di Murano. Si parla di vetro, il vetro di Murano, eccellenza mondiale che purtroppo negli ultimi anni insomma, ha vissuto varie vicissitudini. Il vetro di Murano è quello che si forgia nell'isola di Murano, ma prima di entrare un po' nella storia del vetro di Murano, di queste contraddizioni e anche della necessità che avete avuto di fare un marchio per tutelare il vostro prodotto, insomma c'è una buona notizia, sì. Vediamo quanto sarà buona nel tempo, insomma siete stati incaricati, sì. Qualora si faccia il Palais Lumière, il progetto di questo Pierre Cardin, insomma l'auspicio che ci sia, insomma sì. Sarete il vetro di questo Palazzo della Luce, sarà vetro di Murano, sì. Insomma. Sì, siamo, insomma, questo sicuramente è stato un accordo per noi importantissimo che abbiamo fatto con l'ingegnere Rodrigo Basilicati, che è responsabile, diciamo, del Palais Lumière, e che farà sì, che, come giustamente diceva lei, che se il palazzo avrà vita, una parte insomma, dei suoi arredi, dei suoi ornamenti, eccetera, eccetera, saranno fatti in vetro artistico di Murano, marchiato e garantito. Una commessa che valore ha? Valore da un punto di vista di promozione nel noi mondo? Noi non ci siamo permessi come... No, non parlavo economico. Sì, ecco, la commessa è sicuramente una commessa importante, basta pensare che mi sembra in assoluto il palazzo costi 1.400, è difficile anche dirlo, 1.400 milioni di euro, quindi la ricaduta che può avere economica sull'isola di Murano, anche se irrisoria rispetto a, ma è sempre una ricaduta importante. Noi non ci siamo permessi di fare cifre, però secondo calcoli che ha fatto non l'ingegnere ma chi sta dietro l'ingegnere eccetera eccetera, si parla e si suppone che possa avere una ricaduta attorno ai 20-25 milioni di euro per Murano, quindi è una commessa negli anni naturalmente in cui verrà fatto, però è una commessa sicuramente significativa e importante, ma io poi esulerei anche dal punto di vista della la quantificazione economica. Però è l'importanza, è il biglietto da visita, che cosa significa per, e anche nel piano che voi avete stilato negli ultimi anni, nell'ultimo due anni, anche forse nell'ultimo anno, quello di mettervi assieme, cosa che non è stata semplice, no? Sì, soprattutto no, per le vetrerie e le fornaci di Murano, decidere che esiste un marchio e quindi promuovere questo marchio. Dunque, marchio è stato voluto dalle vetrerie di Murano, era un'idea insomma che si è portata avanti per tanti anni e che poi 12 anni fa la Regione Veneto finalmente ha portato a compimento. Questo marchio ha l'importanza di garantire, di certificare il prodotto Murano, e questo è assolutamente utile e necessario, perché in questo mondo in cui la contraffazione è imperante, rovina l'economia in maniera abbastanza insomma, chiara e definita, insomma, per noi diventa veramente un baluardo, diventa un'ancora di salvezza con cui, ripeto, con cui garantire e certificare il consumatore finale sul fatto di comprare un vetro di Murano originale. Questo per noi è fondamentale. Però non è facile avere questa certificazione, perché lei ha detto bene, la contraffazione è un fenomeno dilagante su ogni tipo di merce, però il vetro di Murano è preso particolarmente di mira perché noi possiamo trovare del prodotto contraffatto con scritto vetro di Murano nella stessa Venezia. Assolutamente. E questa la follia, cioè come fa il consumatore finale ad essere garantito quando legge scritto vetro di Murano? Il marchio è un marchio ben chiaro e definito, è un marchio di proprietà della Regione Veneto, legalmente riconosciuto. Ma magari fanno la contraffazione del marchio? Le dico la verità, io nel momento in cui vedo, è già successo, vedrò che questo sia una pratica molto diffusa, vuol dire che il marchio sta funzionando.
perché evidentemente c'è la necessità da parte di chi vende vetro contraffatto di avere questo tipo di certificazione. Quindi per noi sarebbe sicuramente abbiamo già la maniera di potersi contrapporre a questo, ci sono delle certificazioni diciamo più sofisticate, molto più tecnologicamente avanzate che ci possono essere utili, che noi stiamo già studiando, con cui ci stiamo già approcciando, insomma, ma che esulano quindi dal solito bollino. Sì, perché noi la vediamo diffuso in giro anche, già, anche per il mondo in Italia, Murano sì, Glass. Però il bollino, questo qua però è un bollino ben definito, quindi è un bollino che ha una grafica sua particolare, ha il numero, il codice di ogni singola azienda stampato sopra. Nel momento in cui si cercasse di toglierlo dal pezzo, praticamente si distrugge, perché si divide in 4-5 parti, quindi è impossibile. Quindi, nel momento in cui si stacca non lo si può più riattaccare da nessun'altra parte. Quindi vuol dire, insomma, che è vetro DOC, altrimenti vetro, se lo stacco e lo riattacco. No, altrimenti se c'è il solito bollino giallo, rosso, verde o blu con la scritta Murano Glass, vetro di Murano, fatto come i maestri, insomma, sono tutte delle frottole. Tutto pacottaglia che non ha nessun tipo di valore di garanzia e di certificazione. Diciamo, solo questo marchio della Regione Veneto dà la possibilità al consumatore finale di sapere con la massima certezza che quel prodotto è fatto a Murano. Tornando appunto a dare dei consigli del consumatore finale, perché magari chi vive in Veneto, il consiglio è che se proprio vuole qualcosa di Murano vada nell'isola direttamente. Sì. Però non sempre si può andare all'isola di Murano. No. Quali tipo di accorgimenti, non so, quando si acquista, a parte il negozio di fiducia, ma tutelarsi? L'accorgimento principale è quello che le ho detto io. Oltretutto ormai noi ci siamo molto sviluppati come consorzio e quindi contestualmente come aziende sui social network, su internet, eccetera, eccetera, per cui un cliente che va a acquistare un prodotto ha la possibilità immediata attraverso un computer, uno smartphone, un tablet di controllare se quell'azienda rientra nelle aziende di Murano marchiate e garantite e quindi di avere la massima garanzia e certificazione che quello che sta comprando in realtà è fatto a Murano e non è fatto chissà dove, insomma. Sì, perché le stava scappando. Cosa? Fatto in Cina, magari. Ma sa, anche questo è un problema relativo, perché io penso che è contraffazione qualsiasi prodotto non provenga da Murano. Quindi può essere che abbia cinese, il marchio indiano, Murano, che dire. Abbia il marchio Murano, naturalmente. Se uno imita, ma non ci mette un marchio. Uno è libero di vendere quello che vuole. L'importante è che lo venda con la sua esatta diciamo, finto Murano. Esatta certificazione, nel senso la sua origine. Se quel prodotto non è fatto a Murano, non capisco perché devono mettere che è fatto a Murano. Hanno aderito tutti al marchio? Diciamo che c'è una grossissima parte. Ci sono alcune aziende che per adesso, insomma, altre che nell'ultimo anno e mezzo ci hanno onorato anche loro della loro presenza, tra cui, senza, perché non voglio fare una classifica, però sicuramente una delle più significative è l'entrata nel marchio del maestro Pino Signoretto, che è sicuramente il maestro per antonomasia di Murano, indiscutibile, stravagante, altre ne sono entrate, altre stanno entrando, altre ancora non hanno ancora dato il loro assenso per vari motivi, chi dal punto di vista commerciale, chi evidentemente, perché io ricordo sempre una cosa, fare parte del consorzio, richiedere il marchio significa anche sottostare ai controlli della Regione Veneto. In cosa consistono? Che un'azienda può permettere deve permettere ai funzionari della Regione Veneto che saltuariamente durante un anno viene a fare dei controlli sull'uso del bollino, sulle fatture di acquisto, eccetera, eccetera, perché giustamente noi e la Regione Veneto non vogliamo che nessuno all'interno della nostra organizzazione usi in maniera non corretta il marchio, anche per non averne
Aderire costa, aderire al marchio? Aderire costa, ha un costo che serve... Costo burocratico. Serve, esatto, serve solo insomma a portare avanti l'organizzazione, perché il consorzio Promovetro è un consorzio senza fini di lucro. Beh, quindi noi non miriamo, noi i soldi che acquisisce dai consorziati servono a far vivere la quotidianità del consorzio ed essere investiti in quello che è nelle azioni di promozione. Beh, le azioni di promozione, noi purtroppo viviamo in questi anni con enorme difficoltà perché i soldi sono pochi, c'erano dei finanziamenti dati dal Comune di Venezia che fino adesso ci ha sorretto, dalla Regione in verità molto pochi, speriamo che adesso si mettano una mano sul cuore, anche se comprendiamo che il momento è assolutamente difficile, però vogliamo anche far capire a queste istituzioni che questo non è un costo per loro, è un investimento che serve a portare fuori dalla crisi le aziende che poi contestualmente aumenteranno i loro fatturati, creeranno nuovi posti di lavoro, toglieranno le persone dalla strada, faranno degli utili e pagheranno le tasse, quindi anche questo va capito, che non siamo là solo a chiedere soldi per spenderli, ma per investirli. Entrando nella storia delle vetrerie di Murano, io vado un po' così a ricordo, c'è stato il grande periodo, forse 10-15 anni fa, 20 anni fa, dove le vetrerie di Murano, le fornaci erano nell'occhio del ciclone perché in qualche modo inquinavano, no? Sì. E siete stati obbligati a tutto un percorso di bonifica, sì. Io mi ricordo... Delle lotte, delle battaglie, assolutamente. E sul più bello, che era stato tutto messo a norma, c'è stata la crisi economica, la contraffazione, la globalizzazione, perché forse la globalizzazione vi ha pesantemente penalizzato. Sì, diciamo di sì, però diciamo che sono molteplici i fattori che ci hanno portato in questa situazione. Bisognerebbe passare un paio d'ore a parlarne. C'è un altro fenomeno che è il venir meno della formazione di giovani che vogliono imparare questo lavoro, tutto, che è un lavoro artistico, è no? tutto oltre che contestuale alla crisi. Diciamo che una volta sicuramente il lavoro del vetraio era un lavoro molto appetibile, perché sicuramente era un lavoro duro, però molto artisticamente riconosciuto e anche remunerativo. Ma perché non piace più? Ma non è che non piaccia più il vetro di Murano, il discorso è che negli anni, negli ultimi anni... Costa non troppo? È... No, io parlavo dal punto di vista del lavoro, lei mi dice... Perché sto pensando? Perché la clientela non acquista più. La clientela è sempre indubbiamente una clientela di un certo tipo. Ma non è un problema di Murano, è un problema dell'azienda Italia. Okay. Noi abbiamo perso di competitività. Però il vetro di Murano è il vetro di Murano, è unico al mondo. Però capisce anche lei che la richiesta continua a esserci, soprattutto da paesi, parliamo degli Stati Uniti, ma il valore, il potere d'acquisto che aveva un cliente statunitense 10 anni fa era ben diverso da quello attuale. Quindi la richiesta, l'ideale richiesta c'è, purtroppo non c'è la contestuale apertura del portafoglio o tirar fuori la carta di credito per poter pagare quello che una volta veniva pagato, tradotto tra dollari e lire, adesso viene tradotto tra dollari e euro, capisce che quindi siamo in una situazione totalmente diversa. Quello sicuramente ci agevolava moltissimo. Adesso noi abbiamo sicuramente una buonissima richiesta da quelli che sono i paesi emergenti, dicasi Russia, India, paesi arabi, l'Estremo Oriente. Però anche qua la cultura verso il vetro di Murano è ancora agli inizi, stanno ancora imparando e capendo cosa in realtà rappresenta il vetro di Murano nella cultura mondiale. Ha citato Pino Signoretto e penso che siate tutti d'accordo nel ritenerlo un po' il Michelangelo, no? Il Raffaello. Sicuramente come proprio è un artista. Uno di quei maestri attualmente è sicuramente il maestro di punta di Murano, ma come quanto, lui ce ne sono. Ecco, quanto oggi è richiesta la scultura in vetro, quindi qualcosa che esula, e quanto invece richiedono, lei prima diceva che nella commessa del Palais Lumière sono arredi interni, interni, ecco, di illuminazione, sistemi di luce, eccetera, eccetera. Viene richiesta l'oggetto funzionale, bello, quanto l'oggetto artistico fino a allora, se stesso. Allora, diciamo che la parte continua ancora, diciamo, ad avere una parte importante, la parte a soffrire meno il sistema
chi fa, chi produce illuminazione, perché nel bene e nel male l'illuminazione in una casa, in un albergo serve ed è utile. Sicuramente la ripercussione maggiore ce l'ha avuta l'oggettistica, il servizio da tavolo e contestualmente anche la scultura, anche se in tutto questo contesto diciamo che uno che apprezza il bello, che vuole qualcosa di eccezionalmente diverso, a Murano trova comunque sempre la risposta a questa domanda, perché quello che noi riusciamo ancora a fare, quello che riusciamo ancora a esprimere, rappresenta ancora nel vetro un qualcosa di eccezionalmente nuovo, di eccezionalmente diverso. Un vetro che è anche modernità assoluta, perché quando si pensa al vetro di Murano uno pensa magari alle murrine, pensa ai lampadari del Settecento veneziano, invece il vetro di Murano è una procedura anche realizzativa, sì, nel senso sì, come sì, si sì. fa il vetro, come si soffia il vetro, certo. Poi le forme sono le più variegate, le più moderne. Insomma. Tanti ci accusano in maniera sbagliata, totalmente erronea, perché non conoscono in realtà Murano, di essere rimasti barbicati quelli che sono le idee, i progetti diversi. Invece quelli sono più i falsi fatti no, così, invece, non c'è più il vetro no, invece originale, devo dire, tipologia. Guardi, che anche ultimamente è stata fatta una bellissima mostra al Museo Vetraio di Murano ed ad Altino, sì, del vetro murrino, in cui si parlava di quella specificità, però io ho visto degli oggetti eccezionali fatti 100 anni fa, 200 anni fa, come ancora eccezionali, eccezionali come quelli di allora, anche quelli fatti di adesso. Fatti ho visto adesso dei piatti in vetro che sembrano dei piatti in argento. Sì, sì, non ma sembrano neanche in vetro, tanto sono moderni, tanto sono particolari. Ho visto delle opere, delle idee, dei progetti sviluppati nell'oggettistica, nel vasellame, eccetera, eccetera, che sono assolutamente innovativi, diversi, eccetera, eccetera. Quindi la cultura del nuovo c'è ancora, si respira ancora a Murano. L'importante è che riusciamo, insomma, è la tecnica a passare. Del maestro vetraio che fa la differenza a Murano. Beh, la tecnica è, cioè la procedura, beh, queste fornaci. Io penso che assolutamente quello che rende Murano diverso dagli altri è una cultura, una storia millenaria che a un certo momento ci regala un bagaglio di sapere del vetro e sapere di vetro che è ineguagliabile. Perché io che sono muranese, nato da un genitore che ha fatto e fa ancora il maestro, con nonni maestri, eccetera, eccetera, io certe tecniche lavorative non le ho mai viste fare, non le ho mai viste sviluppare, ma non perché non sono curioso, proprio perché sono talmente tante, talmente diverse, che Murano ti può stupire ogni giorno, tu la giri e tu entri in una fabbrica, in un laboratorio. Si dice che a Murano, insomma, sia nata la tradizione del vetro anche per questo gusto un po' del bello, del raffinato. Il vetro comunque è una sostanza eterea, versatile, dura, ma può essere anche liquida, molle, insomma, estremamente trasformata. Quanto storia, il clima di Murano incide? Tante volte si dice che appunto Murano estro creativo. Sì, esatto. Io penso che questo sia stato fondamentale. Se da un certo punto di vista può averci posto dei limiti, da un altro punto di vista ci ha permesso di la competizione, il fatto di voler far meglio di un altro, il fatto anche di copiare ma intelligentemente di rielaborare, ha fatto sì che Murano sia diventata un isolamento creativo. Esatto, assolutamente. Assolutamente. Ha dato dei risultati. E in questo dobbiamo essere grati alla vecchia Repubblica Serenissima, che permetteva ai maestri vetrai di avere anche, non dico un titolo nobiliare, ma di avere insomma un riconoscimento molto diverso da quello che era quello popolare, insomma, quindi di avere un prestigio nella Repubblica, però assolutamente di non portare la loro arte fuori dai confini. Insomma, la puzza sotto il naso vi resta rispetto a Venezia? Ma sì, no, non oserei dire, anche perché diciamo che noi siamo, io sono orgoglioso, nonostante tutto, nonostante i problemi che possiamo avere, eccetera, eccetera, sono orgoglioso di quello che la storia ci ha regalato, di quello che la storia. Ed è anche per questo che a me dà fastidio che tutto questo sia dissipato, sia perso. Non possiamo permetterlo
che non possiamo permettere che questo accada. Lo state recuperando? Lo stiamo recuperando con molta fatica. Però con molta fatica. So, e con questo concludo, appunto, sempre parlando dei giovani, che non è facile proprio perché è un mestiere non più appetibile, che spesso ci sono dei giovani stranieri che vengono a costo zero a imparare quest'arte. Assolutamente, e questo deve essere un altro dei nostri obiettivi. Cioè Murano non deve essere più un'isola chiusa, deve essere un'isola aperta. Un'isola aperta che è aperta anche a chi non è muranese e che vuole imparare, magari poi creandogli un'occasione di lavoro nella stessa isola, non lasciandola andare via. Ah. Questo è assolutamente. Non a trasferire il marchio del vetro di Murano in Olanda. No, assolutamente. Noi dobbiamo guardare una Murano nuova, diversa, che non sarà più quella del passato, perché non lo può più essere. Vabbè, ma anche il vetro nuovo esprime questa voglia di novità. Però, rimanendo, noi ci dobbiamo innovare nella tradizione. Lo dicono in molti. Chissà che funzioni. Sono uno di più. Ringrazio Luciano Gambaro, presidente del consorzio Promovetro. Subito dopo la pubblicità avremo Rodrigo Basilicati, appunto responsabile del progetto del Palais Louvière, nonché nipote di Pierre Cardin, proprio per capire come è nata l'idea di legarsi al vetro di Murano. Forse un elemento in più per legarsi alla città. A tra pochissimo, grazie.